bentornati in un nuovo video! Lo so, sono stata assente e vi chiedo scusa per questo e ne approfitto per ringraziare tutte le persone che mi hanno mandato messaggi, mi hanno chiesto come stavo, piuttosto che quando sarei ritornata con la programmazione di YouTube, sarà tutto a posto, ragazze, vi voglio tranquillizzare, è vero, ho passato un brutto periodo, ma come tutti i brutti periodi, grazie a Dio, finiscono. Quindi per adesso sono tornata ad essere Elelisa che voi conoscete tramite i miei video e quindi sto bene, è passato quel brutto periodo e sono ritornata qui per farvi appunto il video. Il video in collaborazione è con una ragazza che molte di voi, sicuramente le appassionate di make-up, conoscono di già, ed è Pamela Juice Make-up, che saluto, le mando un grandissimo bacio. Il video in questione, come avete letto sicuramente dal titolo, è il prodotti top 2016. E partiamo con la categoria make-up. Allora, per quanto riguarda la categoria make-up, io volevo subito farvi vedere questa favolosa, proprio splendida, palette di NYX. È una palette per il contouring, ve la faccio vedere anche aperta, eccola qua. E ha praticamente sotto quattro tipologie diverse di terra, appunto per fare il contouring, e sopra gli illuminanti per fare l'highlighting. Sono entrata nel negozio NYX e ho detto, ma sì, perché no, proviamo questa palette dove all'interno appunto tutte le cialdine per fare il contouring e le lighting, e ho detto, ma sì, è pratica, è comoda, è super scrivente ed è diciamo completa, quindi ho detto ok, acquistiamola. Dal momento in cui, giuro, l'ho acquistata, non sono riuscita più a farne in meno. Io la uso praticamente tutti i santi giorni, cioè considerate che questa palette ha un mese e già questa terra qui e questo illuminante qui sono già terminati, cioè sono proprio a pelo. Ora dal video sicuramente non si vedrà, però sono già terminati. Per quanto riguarda sempre la categoria beauty, mi sono innamorata follemente di questo correttore qui. Io non so se lo vedete, perché ecco qua, sarebbe il nascondino della Neve Cosmetics. Allora, da una parte ha, diciamo, il correttore per le occhiaie, colorazione, comunque ho scelto quello più aranciato perché comunque ho delle belle occhiaie, mentre dall'altra parte ha un altro correttore che serve a nascondere, a camuffare, diciamo così, i punti, cioè i brufoli e tutte quelle parti che vogliamo nascondere. Trovo che sia molto 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 coprente, molto facile sia da stendere che da sfumare. Non avevo mai provato i correttori Neve Cosmetics e devo dire che questo è promosso a pieni voti. Se proprio devo trovare una diciamo cosa che non mi è piaciuta tanto di questo correttore, posso dirvi che non mi piace la formula a matita, perché ovviamente appuntandola e usandola praticamente tutti i giorni si sciupa molto velocemente, quindi non... L'unica cosa che posso trovare di negativo è questa cosa qua, però per il resto è promosso a pieni voti. Un'altra cosa che amo e che sto usando praticamente alla follia, che ho acquistato insieme alla palette per il contouring e le lighting di NYX, sono il trio di pennelli sempre di NYX, sono questi qua, per quanto riguarda appunto il contouring. Allora, in realtà i pennelli sono tre. Io tra dei tre pennelli, quelli che amo, che ho amato e che uso di più di tutti in assoluto in questo periodo, ma anche a dicembre, da quando insomma l'ho acquistato, sono questi due, perché con questo qua un po' più grande io vado a fare la linea del contouring e quindi vado anche già a sfumarlo e dare subito definizione e ci metto realmente 5 minuti a farla, neanche 3 minuti. E con questo qui vado a illuminare le parti del mio viso. Il set lo trovate con appunto tre pennelli, quindi non con solo questi due, però ve li straconsiglio, perché per chi appunto, come ho già detto prima, ama questa tecnica delle lighting e del contouring,
Con questi in 3 minuti lo fate. Strapromossi questi pennelli di NYX per il set di contouring. Un'altra cosa che sto amando alla follia, ma che già amavo e che ne avrò ricomprate, io credo, come una cosa come una decina, no, 10 no, dai, però 5 sì, è la cipria in polvere HD Definition Power della Make Up For Ever, che è questa qui. È ovviamente in polvere libera, non so se riuscite a vederla, ed è appunto traslucida. Ecco, io trovo che questa cipria sia la migliore, tiene realmente il trucco fermo, non si muove, per tutto il giorno, ma realmente per tutto il giorno. Quindi trovo che questa sia non una cipria, la cipria in assoluto migliore che ho provato finora. Passo a presentarvi questa eyeliner, cioè ovvero questa matita nera, molto morbida, sempre di NYX. Voglio aprire una piccola parentesi su questa matita nera. Io ho un occhio, non so se ve l'avevo mai già parlato, che tende facilmente a lacrimare, oltre ad essere molto sensibile e quindi ad arrossarsi facilmente. Ho provato tantissime matite nere in commercio, molte delle quali non duravano, altre delle quali duravano ma mi irritavano l'occhio, ed altre che realmente erano inesistenti. Ho voluto dare una possibilità a questa matita NYX e vi assicuro che questa matita promette di essere waterproof e promette di essere resistente, e vi assicuro che lo è. È la prima matita che trovo che realmente mi dura tutto il giorno. Magari devo dare una, per avere un colore un pochino più intenso, magari ripasso un altro pochino durante l'arco della giornata, ma in linea di massima questa dove la metti sta. Nel senso, non vi si scioglie, non vi va via, non arrossisce l'occhio, è fenomenale. E la cosa che amo di più di questa matita è il fatto che ha il suo estrattore così. Cioè che non dovete stare 320.000 volte ad appuntare e quindi a finire subito la matita. Quindi trovo che sia la scoperta, anzi il mio prodotto top, anche questo appunto come gli altri del 2016, non la mollo più e ve lo posso assicurare, provare per credere. Un altro prodotto top per me nel 2016 è stato Longer Pro Longwear SPF 10 Fond Dye, cioè il fondotinta Pro Longwear di MAC. Ecco qua. Ero un po' scettica all'inizio, perché io ho una tipologia di pelle un po' sfigatella, un po' come gli occhi, però vi assicuro che se odiate profondamente come me quell'effetto lucido, quell'effetto lampadina, vi assicuro che questo è il fondotinta per eccellenza delle lucidine gassine come noi, che hanno la pelle lucida e grassa come noi. È fenomenale la coprenza, quindi devo dire che è strapromosso, e la tonalità che ho preso io è l'NC20, e oltretutto può essere utilizzato anche d'estate perché comunque ha un SPF 10, quindi ha una protezione solare, e io ve lo straconsiglio. Passiamo adesso a un'altra categoria, la categoria skincare, quindi pulizia della pelle piuttosto che idratazione della pelle. E volevo subito iniziare con una crema che è di CN, che è la Moisturizing Cream, perdonatemi i nomi, però io provo a leggerli in maniera corretta, ma non sono sicura. E comunque DCN è una crema idratante 24 ore ed è favolosa. Dentro è fatta così, non so se la vedete. Comunque è molto idratante e la utilizzo tutte le mattine anche come base, come preparazione di base al fondotinta. Oltre a questa, in combo diciamo, sto utilizzando tantissimo il It's Potent Eye Cream di Benefit, cioè la crema contorno occhi, che è questa qua,
di Benefit, molto, molto, molto valida come crema, non è troppo pesante, va benissimo anche come base, appunto in combo con l'altra crema che sto usando io di Cien, quindi tutte e due per la preparazione al trucco, quindi al fondotinta. E devo dire che mi stanno piacendo, comunque il loro lavoro lo fanno e lo fanno anche alla grande. Sempre per quanto riguarda la skincare, sto utilizzando da un po' di tempo delle salviettine struccanti biologiche 100% puro cotone naturale dei Bio Provenzali, che sono queste qua. Sono realmente fantastiche perché sono innanzitutto completamente biologiche, quindi all'interno non hanno schifezze varie per struccarti, e allo stesso tempo, oltre ad essere delicate, struccano comunque alla perfezione. Sempre per quanto riguarda lo struccaggio, diciamolo così, e quindi anche la skincare da una parte, diciamo, sto utilizzando, ormai è già il terzo flacone che compro, il Anti Imperfection Clear Mousse di Wacom Cosmetics, che è questo qua. Non so se lo vedete, lo riuscite a vedere? Sì, eccolo qua. Ecco qui, è praticamente una mousse con una pompetta, praticamente è una mousse anti-imperfezione, dove praticamente io cosa faccio? La sera, prima di andare a letto ovviamente, mi strucco con la mia salviettina che vi ho fatto vedere prima, e dopodiché lavo il viso con questa, perché è una mousse struccante e anti-imperfezioni, quindi va a pulire tutti i residui di trucco che vi sono rimasti, e oltre a questo leva anche le imperfezioni, e io almeno per quanto riguarda la mia pelle, trovo che diciamo secchi anche un po' il sebo, quindi per chi ha la pelle molto grassa tendente al lucido aiuta a diminuire l'eccessivo sebo della pelle, quindi trovo che è favolosa, e come vi ho già detto è già il quarto o quinto flacone che compro, insomma non è il primo, ecco, e devo dire che dura anche abbastanza nonostante io ne faccio un uso spropositato di questo prodotto. Ultimo prodotto per quanto riguarda la skincare era quello lì di Wacom Cosmetics, ma ho deciso di inserire all'interno di questo video anche un prodotto che non c'entra niente con la skincare né neanche con il make up, ed è praticamente questo profumo qui. Eccolo qui, non so quanti di voi lo conoscano, è praticamente l'Absolute Narciso Rodriguez, è un profumo eccezionale, io sono totalmente drogata da questo profumo, cioè ragazze, non, vorrei tanto farvelo sentire in videocamera, ma cioè proprio è buonissimo e resiste realmente, persiste per tutta la giornata, anche se come me andate a lavorare, anche se come me andate in palestra o fate qualsiasi cosa, questo è il profumo per eccellenza per quanto mi riguarda. L'ho adocchiato da tanto e finalmente è mio da un po' di tempo ormai, quindi lui profumo in assoluto. E questo era l'ultimo prodotto per quanto riguarda i top prodotti 2016. Volevo ringraziare ancora appunto e risalutare Pamela Juice Makeup, alla quale vi lascio il link del suo canale qui sotto nell'info box. Vi invito, se volete, se vi fa piacere, a seguirmi sul mio Instagram, che vi lascio qua sotto, e sulla mia pagina Facebook, che vi metto qua sopra. Per rimanere sempre aggiornati sui miei prossimi video futuri e sulle novità all'interno appunto di Elisina, e quindi all'interno del mio, canale YouTube, attivate la campanellina che troverete qua sopra, credo che sia qua sopra, e fatemi sapere se vi ho fatto compagnia, se in qualche modo vi ho fatto scoprire, non so, qualche prodotto che vi può piacere, vi può interessare, o piuttosto volete semplicemente salutarmi, lasciatemi pure un commentino sempre se volete e un like. Io vi saluto, vi ringrazio per aver seguito il mio video e ci vediamo al prossimo video. Ciao!